Sì, la luce è spenta. Faccio tutte le mattine questa strada verso le 5 e mezza, tutto spento. Perché i lampioni ci sono, e non capisco perché non sia illuminata. Altavilla Vicentina, strada provinciale 84 del Melaro. Le luci sulle rotatorie di Olmo e di Tavernelle sono in effetti spente da oltre un anno, inspiegabilmente. Una situazione che all'approssimarsi delle stagioni più buie preoccupa non poco i residenti. Ci sono tanti extracomunitari che magari fanno questa strada di notte, essendo anche scuri di carnagione, con la bici senza luce, no? Non le vedi proprio. Siamo andati quindi a sentire il sindaco per chiedere spiegazioni, visto che fino ad ora era stata l'amministrazione comunale a pagare le bollette. Sono costate circa 100.000 euro in questi ultimi 10 anni. Noi abbiamo ritenuto in questo periodo di vacche magre, naturalmente, di non proseguire nel pagare spese che per noi sono invece a carico della provincia, perché sono rotonde provinciali fatte dalla provincia su strada provinciale. Noi abbiamo detto: guardate che noi non siamo più in grado di mantenere, proprio perché non abbiamo più le possibilità economiche, accese queste luci, e se non intervenite voi, noi le spegniamo. Loro non ci hanno risposto e noi le abbiamo spente. Abbiamo provato quindi a sentire anche la provincia chiamata in causa. Anche noi però, come per il sindaco, attendiamo un incontro per ottenere risposte. Appuntamento quando, a questo punto, quando dovrebbe venire? Ma io spero nei prossimi 10-15 giorni di avere questo colloquio personale, questo incontro personale con il consigliere delegato. Dopodiché, ci possiamo sentire, ci possiamo anche vedere. Io spero di riuscire a trovare la soluzione in tempi brevi. I tempi, concordiamo, devono essere brevi, anche perché. Speriamo che non succeda il morto, insomma, che però l'attenzione casca quando proprio succede.